contestuali. Il contesto che cos'è? È la circostanza o situazione in cui si svolge la comunicazione. Per esempio, se mi mettessi a ballare come un matto in mezzo alla strada invece che in discoteca, risulterebbe un comportamento incomprensibile, così come farmi il nome del padre in chiesa oppure farmelo in un grande magazzino. Cioè, ogni cosa va contestualizzata. Quindi inquadrare la situazione è fondamentale per comprendere il comportamento di una persona. A volte nella mia esperienza è capitato che certi comportamenti che ho adottato agli occhi di esterni o di estranei potessero sembrare incomprensibili e fuori luogo. Mi viene in mente una volta a scuola tantissimi anni fa, parlo di 13-15 anni fa, quando facevo un percorso di gruppo con una prima superiore, avevo utilizzato la carta igienica, ma era frutto di un percorso di gruppo in cui c'era l'accettazione, la fiducia, il prendersi cura. La parte finale del gioco consisteva nel creare una mummia, divisi a coppie ragazzi, uno faceva l'imbalsamatore, l'altro faceva la mummia e si lasciava avvolgere. Ecco, caso volle che in quel momento aprì una coordinatrice di classe, o addirittura era il preside, non me lo ricordo, e gli venne il dubbio che io potessi mancare di rispetto ai ragazzi o che creassi le condizioni perché si prendessero in giro attraverso la carta igienica, che era poco rispettoso. Per me è da questi errori che si apprende tantissimo, perché ho imparato che se io non curo il sistema, quindi non curo il rapporto con gli insegnanti, col dirigente e compagnia bella, in un contesto scuola possono succedere queste cose, semplicemente perché io all'inizio avevo preso in considerazione solo il gruppo classe e il mio insegnante di riferimento e non avevo coinvolto nel progetto gli altri insegnanti, quindi non sapevano perché giocassi con i ragazzi. E non lo sapevo nemmeno io in realtà, No, lo sapevo. E quindi nel momento in cui è successa quella cosa si è creato un fraintendimento che poi ci è voluto un po' di tempo per chiarire. O un'altra cosa, in ospedale come clown di corsia stiamo attenti a non avere contatti con i degenti, anche se possono esistere tantissime eccezioni, però siamo coscienti che un contatto di tipo tattile è un qualcosa di molto intimo e delicato che va utilizzato soltanto in certe situazioni. Successe un paio di anni fa che c'era una bambina che stava molto male, ipovedente, con un ritardo mentale grosso, e mi accorsi che era molto affascinata dai palloncini tondi quando li vedeva gonfiare e quando li vedeva partire in aria, e una cosa che apprezzava tantissimo era tirarli in aria e farli atterrare sul volto. Io non so perché a lei piacesse questa cosa, però l'avevo notato nel momento in cui è successo. Guardato il babbo che mi ha fatto sì con la testa, allora io ho ripetuto questa dinamica più volte, e se fosse entrato qualcuno dall'esterno, aveste visto questa scena, poteva sembrare poco consona alla situazione, poco rispettosa. Una bambina, non certo in buona salute, distesa sul letto, con i palloncini di gomma che gli atterravano sul volto e gli restavano vicini, è un qualcosa che se viene decontestualizzata può essere difficilmente comprensibile. Così, oppure un ragazzo con un ritardo mentale importante, mi ricordo che si esprimeva attraverso delle urla. Ecco, riprendere quelle urla e riproporgliele, quindi le sue urla diventano le mie, e io faccio un po' da specchio alla sua situazione. Visto da fuori uno dice: che fai? Cioè, ti metti, lo prendi in giro. A parte che sì, c'è anche quella componente, perché se io riconosco dignità e valore a una persona non posso prenderla in giro? Anzi, secondo me è l'opposto, perché se si creano le condizioni ideali, perché non prendersi in giro? Che fai? Gli manchi di rispetto? No, per niente, anzi valorizzo la sua specificità e la sua unicità, perché riprendo una cosa che è sua. Osservo, vedo che ride quando io ripeto quelle urla, e allora è una dinamica molto intima e relazionale che fra di noi è scattata e che va custodita e coltivata con il tempo. Tutta la componente non verbale, come la mimesi, l'imitazione, favorisce lo sviluppo di un rapporto empatico. Se io assumo qualcosa della persona che mi sta davanti, vuoi la parte verbale, vuoi quella analogica, quindi
come si pone, il paraverbale, come utilizza lo sguardo, delle gestualità sue particolari, oppure degli atteggiamenti che c'ha, che può essere magari darsi dei piccoli schiaffetti sulla guancia. Se io riprendo alcune di quelle cose, le faccio mie e gliele ripropongo, è probabile che scatti un'intesa fra noi. Se vedesse che questa cosa non scatta e che una persona ci rimane male, chiaramente la bozzo. Però questo non solo con i ragazzi disabili, ma con chiunque. Se c'è un bimbo che è così, appena entro nella stanza e che ride mostrandomi tutti i denti e io rimango lontano, i miei cesti diventano piccoli piccoli, nascondo il collo dentro le spalle, serro i muscoli della mascella, cioè, creo troppa distanza fra noi. Se un bimbo ride, quella risata entra dentro di me, la faccio mia e io faccio da specchio a quella situazione. E spesso rimango così e non faccio niente e già scatta una complicità. E al contrario, se trovo una persona che è triste, si sente che è appesantita, cerco di stabilire, di non farmi contagiare emotivamente, di stabilire un rapporto empatico, mantenendo le distanze e assumendo qualcosa del suo atteggiamento. Lo faccio mio. Se i suoi gesti sono minimi, anche la mia gestualità non sarà abbondante, ma sarà piccola. Le mie parole saranno di meno, il volume della mia voce sarà più basso, il mio sguardo assumerà qualcosa del suo sguardo. Non sarà triste perché il mio ruolo è quello di portare qualcosina in più, però non sarà nemmeno dissonante che se la sua energia è qui io mi ponga a questo livello, ma cercherò di adottare uno sguardo che magari è simile al suo, forse un pochino più alto. Quindi se vedo che lei non mi osserva e che guarda un po' il tavolo, io mi metterò a guardare il tavolo, ma non mi metterò neanche così.